buonasera a tutti, grazie per essere qua così qui tanto numerosi, per riuscire a festeggiare San Martino in una maniera un po' più normale, forse da quest'anno lievemente migliore sicuramente. Io do la parola al sindaco per un saluto. Grazie, buonasera a tutti. Mi ha già anticipato la Giulia, dopo un anno di stop quest'anno riusciamo a rivederci in questa grande occasione che è il nostro patrono, quindi volevo ringraziare tutti della vostra presenza, quindi ringrazio ovviamente tutte le autorità civili e militari, quindi cosa dire? Dire facciamo un attimino un po', visto che San Martino sappiamo che festa era, anche se è un santo importante perché ha dato quello che aveva ovviamente ai poveri, quindi è una persona sicuramente a cui dobbiamo tanto per quello che lui ci ha insegnato. Allora, proseguiamo con le premiazioni. Ci tengo a precisare che abbiamo fatto quest'anno un San Martino delle benemerenze tutto il femminile. Abbiamo voluto tanto questa cosa per non dimenticarci mai del valore delle donne, del loro lavoro quotidiano e dell'importanza fondamentale che hanno nelle società. E quindi io proseguo con il San Martino d'Oro, è una persona meravigliosa, è l'ingegnere Angelica Dallara. Angelica Dallara, madre, moglie, ingegnere, vicepresidente della Dallara Automobili, fondata dal padre, ingegnere Giampaolo, nel suo paese, Varano Melegari, negli anni 70 e ad oggi a valenza internazionale. Varanese, cresciuta nell'azienda paterna, promotrice e sostenitrice convinta di importanti iniziative e progetto a favore di ragazzi e di giovani studenti del comune di Varano. Punto di riferimento delle associazioni locali nella realizzazione di eventi a far grazia e diletto del proprio paese. Di spiccata sensibilità e cortesia, riservata e rispettosa di tutti, riconoscente verso i propri collaboratori, di grande lungimiranza nell'accrescimento culturale e comunitario del territorio. Un sentito grazie da tutti i compaesani. Guarda, io sono molto emozionata, commossa e riconoscente di questo premio, ringrazio tutti davvero, non fa altro che accrescere il legame che ho con questa comunità, con questo paese e il mio impegno per il futuro, per quel che potrò, per la comunità e il territorio. Grazie di cuore, grazie. Fernando Vretti, intraprendente, schietta, generosa, ha gestito con cordialità e disponibilità il punto bar del circolo pubblico di Gazzano. In seguito ha avviato e condotto con il figlio Fausto il Barino, a Varano e Melegari, unendo sempre all'offerta commerciale una parola cortese e positiva. Un grazie di cuore e della cittadinanza tutta. Donella Franchi, nel ricordo dei varanesi, l'antica osteria bottega alimentare Franchi, condotta da papà Aldo e mamma Anna, perpetrata poi alla cessazione dal ritrovo Bar Eclisse, avviato e condotto dalla figlia Donella con il marito Umberto. Attenta e rigorosa nel mantenimento di uno stile decoroso del proprio locale, Donella nel contempo si è resa disponibile ad un servizio di convivialità nel corso di eventi pubblici svolti a Varano. Un sentito grazie dai varanesi. Anna Sartori, indispensabile supporto al marito, oste titolare dell'esercizio, nella memoria collettiva, l'osteria benestante, titolo di cui lui stesso onorava il cliente, attento e puntuale nel soddisfare il palato dell'ospite. Dalla sua cucina, i piatti della tradizione locale, un qualche sfizio in più, un vivissimo grazie. Grazie mille Sindaco, buonasera a tutti, è veramente bellissimo ritrovarci finalmente qui in presenza dopo
un periodo tanto, tanto difficile. Io non mi dilungherò troppo, farò solo un breve saluto. Voglio salutare tutte le persone che sono state premiate con tanta riconoscenza da parte della nostra comunità, perché non solo sono loro stesse parte della nostra comunità, ma hanno aiutato ad accrescere non solo il senso della comunità, ma anche la comunità stessa. Quindi sono stati fondamentali e penso che saranno ancora fondamentali per il nostro futuro. Grazie mille a tutti, buona serata, viva San Martino d'Oro, viva Varano. Grazie Alessandro. Siamo con l'ingegnere Angelica Dallara, che oggi è stato consegnato il San Martino d'Oro, perché lei discende da una famiglia molto importante per Varano. Gianpaolo Dallara ha creato qualcosa. Lui aveva avuto il San Martino d'Oro al suo anni fa, sì. Senta, voi Dallara avete fatto veramente tanto per la comunità di Varano. Beh, diciamo che noi sentiamo il dovere come famiglia, avendo ricevuto tanto dalla comunità di Varano in tanti momenti di gioia e di felicità della nostra famiglia, e anche per tutti i varanesi che lavorano nella nostra azienda e ci aiutano a portarla avanti, ci sentiamo in dovere di restituire per quel che possiamo, con un sostegno delle attività per il paese e per tutta la comunità. E sono molto orgogliosa di questo premio, perché è un riconoscimento dato dalla gente. Quindi sono molto... Direi che è un premio meritatissimo per lei, perché è molto impegnata nell'azienda e soprattutto è un motivo d'orgoglio anche per il suo papà, per una figlia così. Penso che di sì, infatti oggi non è venuto perché ha detto che si sarebbe emozionato troppo ad essere qui, però so che è molto orgoglioso anche lui, sì, grazie. Complimenti ingegnere. Grazie. Grazie. Buonasera. Abbiamo la signora Donella Franchi, che oggi ha ricevuto l'attestato di San Martino. Signora, lei in questo paese ha dato tanto, perché ha avuto un'attività fino a pochi mesi fa. Sì, per 25 anni ho servito il paese, dopo ceduto, e adesso mi godo la meritata pensione, anche se non ci sono, però me la godo lo stesso. Insomma, senta, però... diciamo qual era la sua attività. Gestivo il bar Eclisse di Varano Melegari, per 25 anni io e mio marito. È stata una bella esperienza, molte soddisfazioni, però dopo è giusto cedere il passo ai giovani. Allora abbiamo ceduto. Comunque l'amministrazione si è ricordata di voi, sì, perché avete donato tanto a questo paese. È stata una bella esperienza, questo non me l'aspettavo, di questa benemerenza, e mi ha fatto molto piacere. Benissimo, grazie, si goda il meritato riposo. Grazie mille, arrivederci. Grazie. Lei signora aveva un circolo che ha gestito per quanti anni? Per 5 anni, l'ho gestito da zero, l'ho portato a un livello abbastanza importante, dopodiché ho smesso e mi sono buttata nel bar vero e proprio. Sono stata 10 anni qui a Varano con il bar a Varano, penso di aver dato tutta me stessa insieme a mio figlio e aver dato belle cose, un bel ricordo, aver dato un bel ricordo a tutti. Siamo col sindaco Giuseppe Restiani, che oggi ha premiato dei concittadini di Varano de Melegari. Voi, questa è una ricorrenza che fate tutti gli anni. Buonasera a tutti. Sì, questa è la ricorrenza, ovviamente, del nostro patrono. Quindi è stato istituito questo premio di San Martino d'Oro con le benemerenze alle persone che sono distinte, diciamo, nell'arco dell'anno, ma anche nei periodi precedenti, e quindi quest'anno abbiamo fatto questo a favore delle donne, perché riteniamo che le donne hanno dato e daranno sempre tanto al nostro territorio. Quindi abbiamo cercato di fare qualcosa che vada a dare il giusto premio alle donne, alle persone che ovviamente hanno contribuito a far crescere il nostro paese. Cominciando dall'ingegnere Angelica Dallara, che è sempre stata molto sensibile al discorso scolastico, proprio all'intervento con delle borse di studio per i ragazzi che potessero ovviamente andare anche all'estero, imparare l'inglese, seguire anche queste realtà fuori dal nostro territorio di Varano, quindi poi ovviamente con tutte le altre iniziative, che quella di oggi che abbiamo scoperto è stata qualcosa di particolare, perché hanno creato una fondazione a nome della figlia di Caterina Dallara,
che veramente porterà sicuramente a Varano dei risultati per le nuove generazioni, ma anche per le persone anziane, perché verrà, con questa fondazione nasceranno tanti nuovi progetti e cose molto interessanti per Varano. La premiazione anche, diciamo, delle benemerenze è stata data non a caso a delle signore che avevano delle attività sul territorio, attività collegate praticamente alla ristorazione e al discorso di bar e punti di ristoro del nostro territorio. E sono sempre state persone che hanno avuto una parola di conforto per tutti, quindi hanno lavorato nonostante sotto l'aspetto, diciamo, della propria attività, ma anche sul sociale, perché non dimentichiamo mai che la presenza di una persona sui nostri territori in grado anche di saper ascoltare, e queste sono persone che sapevano ascoltare, quindi hanno dato veramente molto e ci sembrava giusto dare un segno tangibile che Varano non si è dimenticata di loro, anche se hanno smesso le attività, ma è ben felice di riconoscere quello che hanno dato nei loro anni di attività, diciamo, commerciale. Continuerete a fare queste premiazioni? Sicuramente, è un qualcosa che io ho trovato e che voglio ovviamente lasciare a chi verrà, diciamo, ad amministrare dopo di me, quindi è un qualcosa che sono quelle realtà che devono dare continuità, perché danno comunque un segnale, come si diceva prima, importante, che diciamo, gli amministratori sono vicini ai propri cittadini e cercano ovviamente di dare quell'input, quel segnale di riconoscenza che è giusto dare alle nostre comunità. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi.